Donatella, anche se il suo nome non è Donatella, giusto? Allora, il mio nome è Maurizio Marisa. Marisa. Sì. Donatella è il secondo nome. Donatella, sì. E tutti la chiamano Donatella. Tutti, Donatella. Da questa sera, Donatella, lei ricopre un incarico, diciamo un incarico pubblico, perché diventa la responsabile di questo gruppo che nasce qui a Terni, dei genitori omosessuali. Sì. Ecco, che cosa l'ha spinta, diciamo, a questo impegno? Mi ha spinto l'amore per mio figlio, per la mia famiglia e per le problematiche che ci sono poi dietro ad affrontare questa esperienza. Io vorrei condividere con le altre famiglie sia la mia esperienza che la loro. E tutto qua, io voglio essere sia d'aiuto, ma che deve essere una cosa reciproca. E qual è stata la sua esperienza? Qual è la sua esperienza? Ecco, intanto, come suo figlio è gay, giusto? Sì. E lei come l'ha saputo? Mio figlio, niente, stavamo a tavola, stavamo guardando un TG e c'era questa notizia brutta di un gesto che aveva fatto un ragazzo e lui ha detto: guardate che anch'io sono un ragazzo omosessuale e capisco che a volte, purtroppo per ignoranza degli altri, purtroppo si arriva a questi gesti estremi che non dovrebbero esserci. E la sua reazione qual è stata? La sua prima reazione? Lei aveva immaginato qualcosa intanto? Sì, lui è stato bravissimo, perché piano piano, a me piace molto la musica. Dunque, con la musica e con dei film che vedevamo insieme, perché noi siamo una famiglia molto unita, ci tengo a dirlo, mi aveva preparato. Però io ho aspettato che... Quindi lei lo sapeva, lo immaginava, sì, perlomeno aspettava che lui lo dicesse. Ho aspettato il suo tempo. I suoi tempi. Sì, anche se poi uscendo così è stato un po'... Il pranzo è stato interrotto? No, interrotto no, però certo c'era dietro questa brutta notizia. E suo marito invece come l'ha presa? Mio marito no, è un uomo meraviglioso. Quindi ha avuto la sua stessa reazione? Sì. Per voi diciamo, non è cambiato nulla, anzi? No, perché io ho detto che Michael è Michael di sempre, no, che mi cambia a me? Non mi cambia nulla. Io non è che vado a dire alla prima persona che incontro i gusti sessuali. Io la persona la conosco per quello che è, per quello che si comporta con me. Lei si sente una persona speciale? No. Io sono una mamma che sbaglia come tutte le mamme, i genitori sbagliano tutte le età, penso. Ha sentito di altre donne, in questo caso di altre mamme, che hanno che vivono la sua stessa esperienza? Le conosce, le ha sentite? Sì, che hanno avuto reazioni, sì, diverse o le sue stesse reazioni? Sì. Si è confrontata con loro? Sì, c'è chi la prende. Per questo le chiedevo, essendo una persona speciale, perché non credo che tutti i genitori reagiscano come lei e suo marito, no? Ma io Michael lo vedo sempre con lo stesso sguardo, con gli stessi occhi. Per me non è cambiato niente. Tante volte non le capisco. Cioè, capisco le paure, le incomprensioni, perché poi, certo, ti fai le domande, chissà la zia come la prende, il vicino, quello che dice, l'amico degli amici del padre. Però io dico, ma che problema? Non c'è problema, perché, come ti ripeto, per me è una cosa, io le persone le giudico per altre cose. Non certo per l'orientamento sessuale? Già. Se pensa al futuro di Michael è suo figlio, sì, no? Come lo vede? Ah, molto bello, perché Michael è una persona molto intelligente, bravo, leale.
sincero. C'ha il difetto come la mamma che dice sempre quello che pensa. E a volte. Questo è un difetto? No. Questo è un pregio, no? Sì. Magari tante volte non paga, però è un pregio. Invece l'impegno nell'associazione, come, cosa pensate di fare? Ecco, come pensa di operare? Con un gruppo e niente, di affrontare le esperienze l'une dell'altra insieme, le problematiche. Io, come le ripeto, non sono né una psicologa, sono semplice mamma, genitore di un ragazzo omosessuale, fiera di esserlo, perché ero fiera, sono stata sempre fiera di essere mamma di Michael. Senta, c'è... Se vuole anche un'intervista a mio marito? Sì, beh, però con una cosa, ecco, se le volevo chiedere, adesso magari la stanno vedendo, la stanno ascoltando, altri genitori che hanno un figlio magari gay o una figlia gay, insomma, che consiglio darebbe loro? Se la senti dare un consiglio? Il consiglio è di stare vicino al proprio figlio, ma come sempre, perché non deve cambiare niente, perché il figlio è sempre quello di sempre. L'orientamento sessuale di una persona non è che può incidere sull'affetto né di un genitore né di un parente, sarebbe una cosa assurda.